Ciao a tutti! Oggi prepareremo il sugo all'ortolana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono salsa di pomodoro, carote tagliate a pezzi, sedano, cipolla, zucchine tagliate a dadini, peperoni tagliate a dadini, melanzane tagliate a dadini, concentrato di pomodoro, acqua, aglio senza anima, olio evo, sale, dado vegetale, pepe e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla, il sedano, la carota e l'aglio. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 5 minuti 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le zucchine e i peperoni. Le melanzane. La salsa di pomodoro. Il dado vegetale, il concentrato di pomodoro, il basilico, il pepe, il sale e l'acqua. Ed azionare il bimby con il cestello al posto del misurino per 40 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Il sugo è pronto, trasferire in barattoli di vetro. Sugo all'ortolana, ideale per condire la pasta. Si conserva in frigo per 2 giorni. È possibile congelarlo. Grazie e alla prossima ricetta.